Fino a quando la scelta è concorde, la guerra, la morte, la malattia assediano l'amore. Lo rendono momentaneo come un suono, furtivo come un'ombra, fuggevole come un sogno, breve come un lampo che in una notte nera sveglia ad un tratto cielo e terra. Ma prima che si possa dire guarda, le mascelle del buio l'hanno divorato. Così in un istante svanisce ogni cosa che brilla.
Questi spettacoli, ma come in genere tutti gli spettacoli di musica, fossero dei posti dove dimenticare tutto quello che c'è fuori, perché usciti di qui si ricomincia da capo e ci sono tante cose da mettere a posto. E anzi vorrei che queste piazze, questi stadi e tutto quello che abbiamo fatto, queste isole di buone energie, potessero diventare qualcosa di più grande, magari una penisola, magari un continente. E vorrei che, se siete stati bene, lo poteste raccontare a qualcuno che non c'è stato e dirgli che c'è la possibilità di andare avanti. E vorrei che anche gli altri lo sapessero, e che c'è ancora una parola, magari banale, magari retorica, che si può non buttare via e che è sempre da tenere vicino, magari seduta mentre si mangia, accanto, mentre si viaggia su un tram, o seduta dietro sul sellino della moto, o dove volete voi. Una parola che assomiglia molto alla parola speranza.
L'occhio del poeta, mosso da una sublime frenesia, si volge dal cielo alla terra e dalla terra al cielo. E come l'immaginazione dà corpo alle figure di cose sconosciute, così la penna del poeta le viene modellando e dà a un aereo nulla una casa in cui vivere ed un nome. E infine vorrei ringraziare voi e tutti quelli che al vostro posto sono stati in questi 55 giorni di tournée. Ringraziarvi e ringraziarli per l'affetto che mi avete dimostrato, ma anche per la vostra energia, il vostro entusiasmo, la vostra civiltà, il vostro non far accadere niente, l'aver dimostrato che il popolo musicale è molto maturo e ha bisogno addirittura ancora di spazi e ancora di trasmissioni probabilmente di questo tipo. E ringraziarvi per il vostro battere le mani, il vostro cantare, il vostro muovervi, il vostro esserci stati con tutta l'energia vitale che possedete. Io spero che, e vedete poi queste parole servono veramente a poco, spero veramente che ci sarà un'altra occasione più là e che non si diventi vecchi bacucchi da non poter fare più tournée e giri per l'Italia. E se vi capitasse ancora, tornate a trovarci e a farci compagnia se siete stati bene. Ciao, grazie. Una bella resistenza, eh? Noi pensavamo di averla, poi non scherzate per niente. Dopo un'ora e mezza uno dovrebbe essere anche stanco, che poi passano questi pochi minuti e a me viene sempre, l'ho detto anche ieri, la prima sera di Livorno, perché questa è la seconda, sì, anche se sarebbe la prima, insomma, e l'ho detto che è stranissimo. È strano trovarsi qui al centro dopo tanti anni, ne sono passati tanti da quando pensavo, speravo, provavo ad avere successo e mi succedeva poi di dire tanto non verrà mai, non arriverà mai, e poi quando appena arrivato ho pensato che sarebbe finito subito, invece dicevo il passato è passato veramente tanto tempo a sfogliare questo calendario di canzoni in senso cronologico, e io devo tutte le sere cercare le parole giuste per dire grazie a tutte le persone, tantissime persone che mi rappresentano questa sera e che sono state tutti questi anni intorno a me, di fronte, e che hanno avuto la bontà, la voglia, anche che ne so, insomma, chi gliel'ha fatto fare, non lo so, non ho scelto, mi sono obbligato io di seguire qualche cosa che ho fatto in questa vita, che è stata una bellissima vita. Io sono veramente fortunato e privilegiato, mi avete fatto durare incredibile, mi avete fatto vivere un'esistenza ricca di cose, di emozioni, e spero di avervi dato indietro almeno una piccola parte di tutto questo. Grazie a tutti, è stato veramente sorprendente. Per guardarlo una volta.
stesso cuore dentro il cuore della gente ed un po' meno soli. E questo uomo che va via, le volte che si perderà.